Buongiorno a tutti. Allora vi do lettura del nostro bollettino di oggi alle ore 12. Abbiamo un totale di contagiati di 219 persone. Abbiamo 5 deceduti. Si è aggiunta in questi da pochissimo un decesso in Lombardia. Si tratta di una persona adulta, di un maschio di 88 anni, di Caselle Landi. Il dato, quindi, come ho detto prima, sono 219 contagiati, 5 deceduti e un guarito. I dati relativamente alla regione Lombardia sono in totale 167, 163 sono i positivi e 4 i deceduti. Il Veneto ha 26 casi in totale, 27 scusate, con un deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali. La regione Emilia-Romagna ha 18 contagiati. La regione Piemonte attualmente ha 4 contagiati, 2 casi sono stati esclusi e a seguito di ripetute analisi sono risultati negativi. La regione Lazio ha in totale 3 positivi, di cui uno dimesso e 2 sempre la coppia dei cinesi che sono ricoverati all'ospedale Spallanzani. In totale dei 213 casi positivi, che non sono né deceduti né guariti, abbiamo 99 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 che si aggiungono ai 99 sono in terapia intensiva, 91 sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno particolari esigenze di cure da essere ricoverati. Questi sono i dati che abbiamo disponibili. Adesso se volete due o tre domande, non di più perché sono impegnato in una riunione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi se volete non più di tre, quindi... C'era anche di là uno, Piero si era prenotato poi di là. Sì, una domanda, i focolai sono ancora gli stessi due o ci sono casi correlati ad altri focolai? Confermo che i focolai sono ancora quelli, ci vengono date indicazioni che i focolai siano ancora quelli. Non è confermato, ho letto anche io una notizia di stampa in cui sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio dell'Odigiano e il focolaio del Padovano, ma io non ho conferma dalle strutture regionali competenti di questa cosa. Ecco, una domanda dalla stampa estera. Italia ha chiuso i voli con Cina il 31 gennaio. Secondo lei, gli altri paesi devono chiudere i voli che vengono in Italia? Tanti turisti devono non venire. Che cosa avete per consiglio per le persone all'estero che vogliono venire in Italia? Allora, premesso che non mi permetterei mai di dare consigli agli altri paesi, ma la mia opinione su questo tema è che in Italia si è cercato di arginare il virus, la diffusione del contagio con le misure maggiormente precauzionali. Abbiamo registrato 2 focolai nel nostro paese, siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti e quindi riteniamo che nel nostro paese ci sia la sicurezza e si possa venire tranquillamente. Allora,
Per quanto riguarda la prima domanda, scusi, mi ripete la prima domanda che stavo pensando. I tempi di reazione secondo me sono stati i tempi tipici della protezione civile. Voglio ricordare che dal 20 di gennaio, giù di lì, il Ministro della Salute aveva organizzato una task force alla quale partecipava la protezione civile. Il 31 di gennaio è stato dichiarato lo stato d'emergenza, abbiamo adottato i provvedimenti, è stato nominato il commissario, siamo intervenuti con le misure di controllo ai porti e agli aeroporti, abbiamo controllato più di 2 milioni e mezzo, oggi arriveremo quasi a 3 milioni di euro secondo me sulla base dei dati statistici di controlli effettuati. I controlli, come avete capito, sono utili, importanti, ma c'è un periodo di incubazione col quale bisogna fare i conti. Quello che è importante è che nel nostro paese, nel momento in cui abbiamo registrato i primi casi, l'altra notte o qualche giorno fa, a mezzanotte di sera, ci siamo attivati, il governo è prontamente intervenuto. In questo Dipartimento, come vedete, siede il Presidente del Consiglio dei Ministri, siedono i ministri interessati, è stato fatto un Consiglio dei Ministri, c'è in atto un coordinamento del sistema di protezione civile che è quello che funziona. Anche voi avete letto in qualche dichiarazione di stampa che il modello di protezione civile è un modello nel quale tutti credono, non c'è distinzione, permettetemi di dirlo, anche di forze politiche. Quello è il modello che è stato messo in piedi tanti anni fa ed è un modello che ancora risulta vincente nella nostra organizzazione dei soccorsi, perché è un modello che abbraccia tutto il nostro paese, mettendo insieme cittadini, comunità scientifica, amministrazione, e opera a livello territoriale, quindi centri operativi comunali di coordinamento, a livello provinciale, centri di soccorso, coordinamento e soccorsi a livello provinciale, e a livello nazionale, Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile. Tutte le risorse del Paese sono mobilitate anche secondo quelli che sono i vincoli di solidarietà tra i nostri territori e tra le nostre organizzazioni delle regioni. L'ultima domanda. Se può darci un attimo. Facciamo due ultime domande. Va bene. Allora, è proprio quello che ho detto io, c'è da più parti l'esigenza espressa dagli stessi governatori di avere una indicazione unitaria, provvedimenti adottati da singole regioni, da singoli comuni, non coordinati con il livello centrale, provocano un po' di confusione e potrei dire anche un po' di disorientamento nella popolazione o in chi ci vede e ci giudica anche dall'estero. Quindi il sistema di protezione civile è un sistema che funziona perché, permettetemi di dirlo, c'è una centralizzazione del comando e in questo caso il comando è in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri con la dichiarazione dello stato d'emergenza. Volevamo sapere se c'era un aggiornamento sui tamponi effettuati e sui responsi quindi ancora da ottenere, se può darci questo aggiornamento, e anche un aggiornamento sulla riunione attualmente in corso con il Presidente del Consiglio. Allora, sui tamponi, i dati vengono aggiornati all'esito dei tamponi e delle prove, della doppia prova, quindi i dati che noi diamo sono i dati all'esito delle ultime prove disponibili. Per rispondere, prima c'era la domanda sui due coniugi di Nettuno. Io non ho avuto ancora riscontro di questo, il nostro coordinamento è questo. Quando ci si riferiva al discorso di avere un centro unico anche di informazione è fondamentale, lo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'hanno detto anche i Presidenti di Regione. I dati che sono importanti, che devono essere di dominio pubblico, che devono essere a vostra disposizione, devono
arrivare da questo momento di confronto che quotidiano, anzi bigiornaliero, che faremo. Le altre informazioni di dettaglio arrivano dal territorio, perché non possiamo scendere in un livello così capillare e non vogliamo scendere in questo livello. Per quanto riguarda la riunione, è in corso una riunione, non vi posso dire niente. Credo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, all'esito anche di questo di questi incontri, dirà qualcosa alla stampa uscendo, venendo qui, ma questo lo saprete a breve. Grazie, grazie a tutti.